Allora, vi piacciono le mie imitazioni di Bob De Niro? Mi sono specializzato da una vita. Ma la mia vita cos'è? Imitare De Niro? No, mi piacciono molti attori, ma non parlo solo di cinema, soltanto che in passato la gente volle specializzarmi, lui è speciale, no? Mi spiace disattendere, disilludere. Queste aspettative, sì, chi si aspetta che tu sia sempre la persona inquadrata in un certo modo e se provi a disarcionarti da quell'immagine, appioppatati, poi vieni anche attaccato. Sì, molti attori, Gérard Depardieu, mi mancano molti suoi film come interprete, però. Visto il commissario Maigret, bravo anche se non si sforza più di tanto, e recita apparentemente sottotono, ma il personaggio di Maigret è uno che osserva, che fa le domande giuste, quelle opportune, senza importunare troppo, diciamo, tra virgolette, gli intervistati, gli interlocutori, gli indagati. E allora, vi posso dire, avete notato una cosa? Fra l'altro, da 3 mesi a questa parte, hanno inserito su YouTube, su Film Eclipse, il film completo Bus 657, che inizialmente doveva intitolarsi Bus 567 di Scott Mann, da non confondere con Michael Mann, e non sono imparentati o apparentati, stessa cosa. C'è questo De Niro che dopo stanno tutti bene, Everybody's Fine, questo remake apprezzabile, però un po' stucchevole, con quella canzone di Paul McCartney, con un bel cast, Sam Rockwell, Drew Barrymore, naturalmente la bellissima Kate Beckinsale, che abbiamo un po' perso di vista. Ecco, rifacimento di quel film di Tornatore, sopravvalutato o forse sottovalutato, come sopravvalutato Nuovo Cinema Paradiso, Oscar con miglior film straniero. Insomma, non è poi un granché. Se vogliamo essere patriottici, così come non è un granché Mediterraneo, se vogliamo essere patriottici, forse non è un granché neanche La vita è bella, ma se vogliamo essere patriottici, forse non è un granché neanche La grande bellezza, ma se vogliamo essere obiettivi, forse è bello. E De Niro stima molto questo film, pensava addirittura, pensate, che sarebbe stato candidato all'Oscar. È da allora che ha iniziato a recitare un po' da vecchietto. Era già âgé, però in Bus 657 ci ripropone queste smorfie collaudate. Però di maniera, questa recitazione che gli fruttò una nomination come miglior attore non protagonista, fu battuto da Christoph Waltz, doppietta, dopo il suo ruolo epocale oscarizzato di Bastardi senza gloria, ha vinto per Django Unchained, ecco. Il lato positivo, Silver Linings Playbook, inizialmente non voleva lavorare con David Russell, poi c'è stato il cameo in American Hustle, la sua partecipazione in un ruolo anche abbastanza importante, lì ritrova Isabella Rossellini, Joy, Jennifer Lawrence, ritrova Scorsese, stava con Isabella Rossellini, poi Veluto Blu, David Lynch. Ma quando confida a suo figlio, no? Un po' sciroccato quello, deve essere stato internato, una come Jennifer Lawrence, la vede col binocolo. Lo sai, recita sempre così anche in Watchmen in the River, no? Con questa mano monca e i tipici, tipici. Tic, i tipici tic del vecchio, della vecchiaia. Con le mani.
Avete notato, no? Ora, qui c'è la collezione di De Niro, ma questa è una collezione della De Agostini, oh, in Blu-ray, originali proprio. Ora, non molti sanno com'è andata la mia vita, cosa è successo in questi anni, se sapessero veramente la verità. Ecco, assumerebbero quel ghigno alla De Niro con le occhiaie, con il nasone, un po' la Gérard Depardieu. In questo sono simili, no? Io ho fatto di tutto per te. Sento queste scene col figlio, con la figlia, coi figli, che mi stanno tutti bene. Pure la figlia, ecco, di Irishman. E che io ho avuto una vita dura, ecco. E non volevi, anche tu. Me ne sto andando, come dice in basso, 657. Mi ha preso i polmoni. Ve lo rileggo questo racconto. In realtà, ecco, mi furono commissionati dei racconti, racconti. Voi ve la raccontate, e raccontate balle su di me. No? Ah, ci sta, ci sta. Allora, l'altro ve l'avevo già letto. No, non lo rileggerò. Stefano Falottico, anche i pugili credono agli UFO. Che roba è? Pagina 15. Poi c'è il menage notturno che vi ho letto. Non mi riconosco come alien. Non mi riconoscono come alienato. Voglio invitare Mickey Rourke di questo film. Di Angel Heart. No, Mickey Rourke di Rassi Selvaggio. Anche le società più primitive hanno un innato, come dice, non voglio riportarvelo testualmente, anche perché non mi ricordo esattamente la battuta. Anche le società, dobbiamo rifarla, Francis. Sono un po', ecco, imbrogliato, come direbbero i meridionali. Anche le società più primitive hanno un innato rispetto per gli alienati. Che poi è difficile, c'è lo scioglilingua, no? Gli alienati. Gli alienati. Bisogna allenarsi. Allora, abbiamo perso la pagina, abbiamo perso la testa, abbiamo perso la vita. Anche i pugili credono agli UFO. Non è molto lungo come racconto. Pagina 15, da non confondere con 50 Minutes, John Hertzfeld. Oh, questa capigliatura The Pope, non il Papa. De Niro di questo film con Jeffrey Dean Morgan, c'è anche Dave Bautista e Gina Carano. Allora, voglio distillarvi questi piccoli video, queste pillole di saggezza, no? Hai assunto i medicinali falotico, qualche pillolina, ma sei proprio carino, sai? L'altra sera mi è sembrato di scorgere una navicella spaziale nel firmamento stellato di Hollywood, no? E secondo me era aliena. Allora questo dobbiamo internarlo subito, ma creda agli alieni. Io sono un pugile. Forse dopo aver preso tante sonore mazzolate e mazzato in un combattimento avevo la vista appannata, effetto macchiolina. È finito. Sì, è finito. No, dobbiamo rileggerlo allora. L'altra sera mi è sembrato di scorgere una fatta del rumore.
Non c'è due senza tre. L'altra sera mi è sembrato di scorgere una navicella spaziale nel firmamento stellato e secondo me era aliena. Io sono pugile. Forse dopo aver preso tante sonore mazzate in un combattimento avevo la vista appannata, effetto macchioline. Bella. Perché no? Quasimodo, la poesia sua più famosa di tre righe. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. È la versione politically correct. In realtà è: ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Ricordate God's Lonely Man, Travis Bickle di Taxi Driver? Lui deve orgasmizzarsi. No, dicevo, no? Ora abbiamo perso di nuovo il filo di Arianna, o il filo di Charlize Theron, che si vede in 50 Minutes e anche in Man of Honor. Ricordate quella pubblicità? Me la ricorda. Quel filo lì. Non mi riconosco come alieno. Pagina 105. Anche questo è un componimento di 5.000 righe. Fin da piccolo sono stato un appassionato dei video del National Geographic, affascinato dai misteri ufologici proposti nei loro documentari. Ebbene, posso dichiarare che tali reportage sono quasi tutti falsi. Mentre manca alla loro collezione l'avvistamento che mi riguarda. Sì, sono io stesso un alieno non ancora schedato dalla NASA, dalla CIA e compagnia bella, e ciò sconvolge i miei equilibri con la realtà terrestre, perché non intendono gli altri riconoscere la mia astronave come oggetto volante non identificato. Ora, qui stiamo andando molto sul demenziale. Io necessiterei, in effetti, di una cura che. Vedete, ecco, già in questo film era avvisabile questo De Niro che gesticola troppo in queste mani. Prima non recitava così. Uomo sono, che uomo sono. Vedi i film di Steven Spielberg come E.T. e mi emoziono, che uomo sono. Vedete. Che uomo sono, che vergogna, che vergogna. Che uomo sono, dove ho messo le palle? Comunque, Cuba Gooding Jr. ci dà dentro con Claudine De Niro. No, non è la figlia di De Niro, stava col figlio di De Niro e ha preso il cognome. Ha lasciato figlio di De Niro che l'ha preso in culo e adesso nel culo glielo mette Cuba Gooding. È una bella bionda. Poi c'è il film Lo sbirro, il boss e la bionda. A volte sono un battutista come Bill Murray, no? Una bella accoppiata. È una sorta di remake, non del tutto riuscito, questo film di Tom Day con Eddie Murphy. Remake di 48 ore con Nick Nolte. Nick Nolte e De Niro sul set di Cape Fear non si sopportavano proprio. Anche un altro Robert non sopportava De Niro. Infatti hanno recitato soltanto una volta assieme. Questo Robert Duvall, questo film di Ulus Grossberg, perse l'Oscar contro De Niro di Toro Scatenato. Era candidato per il grande Santini, poi vinse per un tenero ringraziamento. Dice, dobbiamo fare presto sto video perché sono le 10:25, prima di mezzanotte ce la faremo. Comunque c'è Charles Grodin, non avete visto il film The Comedian? C'è Charles Grodin, una piccolissima parte, in un cameo anche Billy Crystal. E anche in The Adventures of Rocky and Bullwinkle c'è Billy. Niro ha recitato con Dustin Hoffman. La prima volta in Sleepers, di Barry Levinson. Adesso sta girando con Barry Levinson, Wise Guys. Poi hanno girato Sesso e Potere, Wag the Dog. Ma ha recitato anche con Philip Seymour Hoffman. Dovete sapere che al Falotic fu data la patente di travestiti di campagna, di drag queen.
perché era troppo diverso rispetto ai suoi coetanei, un po' scemi. Erano sceme, già rincoglionite, invecchiate precocemente, come Luis Gara, che però con Bridget Fonda, vabbè, viene dopo 3 minuti, soffre di eiaculazione precoce, signor Bob, dai. Non il Bob duro. Dite la sfida. E lei si fa Amy Brenneman. Comunque, se volete vedere Amy Brenneman, ignuda, guardatela in quel film con Ben Stiller, ti presenti miei, no? No, come si chiama? Come si chiama? Nella società degli uomini, no? Avete visto il trailer originale? Questo film con Frances McDormand e James Franco? City by the Sea, Meg Hawken e Don Jones, quello di Voglia di ricominciare, no? Con DiCaprio. This Boy's Life. Prodotto, fra l'altro, da Andrew Stevens, che girava tutti quei softcore con la figlia, con la figa, con la moglie di Gene Simmons, quello dei Kiss, Shannon Tweed. Io ho tutta la collezione privata. Una roba straordinaria, cosce veramente. Andrew Stevens, la consiglio nel film Scorned o Woman Scorned. Cioè, io non ho mai capito quel film, trash puro. Un padrone dell'azienda tipo Berlusconi si vuole fare la moglie, ovviamente, di uno che dice che ospita il direttore megagalattico a casa per la cena, e poi ci sarà la promozione, no, c'è tutta l'erezione. E lui guarda, dice, vabbè. E questo è il compromesso, lei ci dà dentro con mia moglie, io salgo di grado. Il giorno dopo gli arriva la telefonata che è stato assunto un altro, sale di grado un altro, e questo qua si suicida. Allora che fa Shannon Tweed? Va a casa di questo qua, che è Andrew Stevens, si scopa, cioè svergine il figlio e si fa inculare da Andrew Stevens. Ma che razza di vendetta è questa? Poi che cazzo c'entrava? Perché non si è vendicato di quello che l'ha... Non ho capito sto film. Comunque, il trailer originale non il cattivo tenente, comunque è tenente commissario, che cos'è? Vincent Lamorque. For Lieutenant Vincent Lamorque, it's no routine homicide. Adesso mi sto pensando di andare di là e di mangiare un cioccolatino. Ora quello che vi posso dire è che se voglio io posso fare il grande attore. Ho le potenzialità che a volte sono pigro. Ma ragazze, che state qua, qua non c'è nessuno, sono pazzo come Rupert Pupkin di The King of Comedy o come Joker, non lo so. Per vincere bisogna nutrirsi. No, questa non è una mazza da baseball, dal Capone di Dan Dutchables. Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Entusiasmo. Che cosa fa del nostro gruppo di gangster una squadra vincente? Ora, ragazzi, sta. Lì dalla mazza da cap alla cap da cazzo. Che tradì, diciamo, gli uomini d'onore, da non confondere con me, no. Caro Bobby Rayburn, Wesley Snipes, tu hai tradito la mia fiducia. Hai permesso a questo panzerotto qua, che aveva già la panza, Benicio del Toro, di scavalcarti, non va bene. Allora va nella sauna, lì. Qui c'è la voce da Benicio del Toro, doppiato in italiano. Ma che cazzo vuoi? Poi c'è la scena così alla Tony Scott veramente straordinario. E poi Trent Reznor in colonna sonora mentre De Niro esce, si asciuga il sudore, sudore freddo, no? Un'altra freddura questa. I wanna fuck like animal. I wanna fuck like animal. Ora, è una scena che io vidi quando avevo 13-14 anni, no? No, io sono del 79, il film è uscito. 96, quindi. No, non potevo, 17 anni. E io che cosa dovrei fare adesso ai miei haters?
niente, lasciate. Faccio come De Niro, io ho subito un taglio, sono stato sfregiato come De Niro, l'incipit di Untouchables. Ah, fanny, fanny.